Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere Subacquee, qui in diretta dallo studio di Milano. Vado subito a chiamare i miei compagni d'avventura. Il primo che chiamo, come sempre, Gianni Marchesini. Buonasera, Gianni. Buonasera a tutti, ciao Gianluca. E poi Valerio Venturoli, il Ventur. Buonasera, Ventur. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Gianluca. Allora, questa sera i miei due dirimpettai non sanno di che cosa parleremo, nel senso che ho voluto fare una puntata diversa dal solito, perché abbiamo parlato tantissimo in queste 48 puntate, ma abbiamo toccato poche volte la salvaguardia del nostro ambiente, quindi la conoscenza che un subacqueo deve avere dell'ambiente che lo circonda. E a mio avviso conoscere alcune cose particolari relative proprio a quello che il mare ci può dare può essere molto importante per la formazione di un istruttore o di un subacqueo. Credo che siate sicuramente d'accordo con me, ragazzi, no? Eh beh, insomma. Allora, stasera Siamo d'accordissimo. volevo nello specifico parlare di un qualcosa che viene visto sempre come fumo negli occhi da parte dei subacquei, ma ahimè non possiamo fare finta che questo problema non esista. Principalmente volevo parlare della pesca, cioè tutti noi siamo subacquei, il 90% di noi mangia comunque il pesce, quindi è giusto che all'interno della nostra cultura subacquea ci sia un pochino di conoscenza di quella che è l'ambiente che circonda quello che poi troviamo a tavola. Per darvi un'idea, giusto che magari ci sono alcune nozioni che non conoscete, vi faccio vedere come le flotte dei grandi pescherecci siano negli ultimi 30 anni quasi raddoppiate. Guardate, nel 1980 avevamo circa 600.000 grandi pescherecci, quindi pescherecci d'alto mare. Nel 2010 siamo arrivati quasi a 1.300.000. Ma di conseguenza il pescato è leggermente diminuito. Quindi immaginatevi cosa vuol dire questo. Vuol dire che abbiamo creato delle flotte di pescherecci d'alto mare enormi per poi pescare più o meno quello che si pescava prima, no? E questo che cosa ha portato? Ha portato sicuramente a dei pescherecci che sono fermi nei porti, quindi che non escono, e a tante situazioni che voi magari vivete anche più direttamente essendo in Emilia-Romagna, quindi una zona dove conoscete bene quelle che sono le tematiche del fermo pesca. E queste tematiche sono state fatte proprio perché la nostra sovra richiesta di pesce al mare ha creato delle zone che sono praticamente esaurite. Ed ecco perché i governi hanno cercato di fare qualcosa per ovviare a questi problemi, però poi hanno fatto dei cerotti che hanno fatto più danni di quelli che erano i problemi veri e propri. Qua ci sono alcune cose fatte dai vari governi nazionali. E vedete che contributi economici ai pescatori, mutuo a fondo perduto per acquistare le barche, agevolazioni per l'acquisto di carburante, si paga ai pescatori per non andare a pescare. Il famoso fermo pesca dell'Adriatico è fatto in questo modo, no? Ci sono 6 mesi in cui non si pesca, i pescatori vengono pagati dallo Stato, o ancora peggio, diminuiscono le taglie di legge del pescato. Questo significa che se prima mangiavamo una triglia che poteva essere di 13 centimetri, abbassando la misura della triglia a 10 centimetri, noi continuiamo a mangiare la triglia, ma la triglia non si è potuta riprodurre perché l'abbiamo mangiata prima che completasse il ciclo della riproduzione. E questo ha portato effettivamente dei problemi. Mi pare che i subacquei parlino poco di questo, no? Correggetemi se sbaglio, Gianni e Valerio. Cioè, ci sia poca conoscenza di quella che è la cultura del pescato all'interno di un subacqueo e di un istruttore, ancora peggio, perché un istruttore dovrebbe queste nozioni riuscire a darle. Cosa ne pensate? Ma Ecco, Gianni. non ce lo siamo, in effetti sul mondo della pesca non ce lo siamo mai posti questo problema di avere delle informazioni, anche per non interferire con quelli che sono anche i bisogni dei pescatori. E non ci è mai parso un argomento sul quale, o perlomeno è sicuramente un argomento sul quale fare delle chiacchiere, ma per fare queste c'è bisogno di un'argomentazione, di una cultura che forse, per quanto mi riguarda, io non ho mai avuto e non ho neanche mai fatto delle ricerche, in quanto mi sono sempre sembrate molto complesse, perché fare delle ricerche su argomenti dei quali non,
insomma, non conosci, se non quando li vedi sott'acqua, i pesci. Cosa c'è dietro alle economie della pesca, cosa c'è dietro al mondo della pesca, è uno studio che non abbiamo mai fatto, però mi pare che tu l'abbia fatto e quindi ti ascoltiamo volentieri, anzi, e credo che sia anche di utilità. Beh, allora, tenete conto una cosa, che io faccio sempre questo esempio quando parlo di questo problema. Se voi vi ricordate, noi abbiamo un'età da subacquei e coi capelli bianchi, se voi vi ricordate c'è stato un periodo dove la rucola era considerata un po' una pianta infestante, no? Non veniva mai consumata. E poi c'è stato, a un certo punto, la rucola è cominciata a diventare parte di tantissime preparazioni dei vari piatti. E questa cosa sta succedendo bene o male anche con il pesce, con il pescato, perché c'è una richiesta enorme di pesce. Cosa vuol dire? Vuol dire che il pesce è diventato parte dell'alimentazione della maggior parte della popolazione mondiale. E di conseguenza quello che viene pescato non riesce mai a raggiungere la richiesta. Ecco perché hanno cominciato a fare degli allevamenti intensivi di pesce, hanno cominciato a commercializzare pesce poi fondamentalmente dannoso. Ed è la cosa di cui volevo parlare oggi, non mi volevo addentrare in quella che è una disquisizione su quella che può essere la pesca e il suo impatto, perché non ne ho nemmeno le competenze. Però c'è una problematica che secondo me bisogna affrontare ed è giusto che almeno i nostri subacquei lo sappiano. Praticamente il mondo della pesca, come dicevo, ha sofferto perché il pescato è rimasto sempre quello da 30 anni a questa parte, aumentando considerevolmente il numero dei pescatori. E cosa ha fatto l'industria del pesce? L'industria del pesce ha cominciato a commercializzare del pesce che non è poi così tanto salutare come sembra. Io vi faccio adesso una domanda ad entrambi. Vi chiedo se avete mai sentito parlare di questo pesce. Valerio? Delta del Mekong, Vietnam. Gianni, ne hai sentito parlare? No, però l'ho assaggiato e ho deciso che posso stare anche senza. Allora, vi faccio vedere un paio di cose di questo pesce. Allora, questo pesce viene commercializzato più o meno in questo modo. Guardate l'etichetta, scopri il gusto del mare in un click. Viene commercializzato in questo modo ed è commercializzato non solo da questa azienda che vi faccio vedere io, ma ad esempio questa che ho trovato su uno scaffale di un supermercato, filetti di pangasio già separati, che sono molto simili ai cuori di nasello, no? come in scatolamento, passatemi il termine, oppure ai filetti di platessa. Quindi che cosa è successo? È successo che hanno utilizzato l'immagine di questo pesce per fare una scatola che facesse somigliare questo pesce il più possibile a un pesce di mare, perché il filetto bianco nella nostra mente ci porta a quello che è un pesce di mare. Ma purtroppo non è così, nel senso che il pangasio è questo. È un pesce che fa parte della famiglia dei pesci gatto, che vive in un solo posto al mondo, che come diceva Valerio è il Mekong. Il Mekong che è uno dei fiumi più inquinati del mondo, anzi forse è il fiume più inquinato del mondo. In livrea giovanile il pangasio sembra vagamente uno dei nostri pesci gatto, ma nel momento in cui diventa adulto diventa questa cosa qua, che faccio anche fatica a considerarla un pesce. Valerio, come mai sapevi di questa cosa del Mekong e del pangasio? Avevi sentito qualche informazione che girava, qualcosa in rete? Sì, certo, quando è venuto fuori il pangasio era un pesce che era distribuito come tu hai fatto vedere, ma anche molto, molto pubblicizzato. Poi dopo si è scoperto... è scoperta la magagna, insomma, intanto che è un pesce di acqua dolce praticamente. Esatto. E in più vive in questo maledetto delta del Mekong, maledetto perché è talmente inquinato che non ce ne viene fuori. E comunque penso che sia anche lui allevato, cioè non è che sia pescato, fanno parte degli allevamenti con tutta la problematica dell'allevamento. Allora, che inquinare tutto l'intorno inquina, è dannoso anche per il pesce stesso.
Allora, tieni conto che guardavo oggi, la quotazione è di 3 dollari al quintale di questo pesce e in Europa viene venduto a circa 3 euro al chilo, quindi costa meno del pollo. È un pesce assolutamente dannoso, anche perché, come dice la nostra slide, è il pesce più resistente di tutto all'inquinamento e all'assorbimento del mercurio. Si trova purtroppo tantissimo nelle mense scolastiche. Ecco ad esempio una battaglia che potrebbero fare i nostri istruttori, i nostri subacquei, quello di andare nei vari comuni a dire di controllare che nelle mense scolastiche non ci siano questi tipi di pesce, perché numeri alla mano non sono proprio dei pesci dannosi. Adesso poi vedremo anche delle slide successive dove ci sono state anche delle sentenze e delle prese di posizione anche da parte di grosse catene alimentari molto grandi per togliere dagli scaffali questo tipo di pesce. Questa secondo me potrebbe essere un servizio che diamo alla comunità subacquea, quindi dare una cultura a quella che può essere la conoscenza di un pesce dannoso che non va consumato. Cosa ne pensi, Gianni? Come sempre quando si parla di alimentazione i contrasti sono sempre alti sul come si alleva, sul come si produce, sul come si macella, si uccide, su come viene messo sul mercato. E io sono molto impreparato su questo tema, in modo particolare del pangasio. Differentemente da Valerio, sì, ho sentito che c'erano state delle polemiche, io mi sono accontentato del fatto che non mi piace. So che nelle mense delle scuole normalmente sono molto controllate, come in generale, per quello che è la mia conoscenza, anche le reti di grande distribuzione e le mense, anche non solo quelle delle scuole, come facciano a far sì che questo prodotto rientri nei parametri e nei protocolli dei cibi possibili e commestibili, pur essendo così, come tu mi segnali, così inquinato, è bello saperlo e probabilmente tu hai anche qualcosa da rivelarci. Beh no, ma più che io diciamo che basterebbe comunque informarsi. Noi abbiamo la rete che è una fonte di tantissime fake, però poi ci sono effettivamente anche delle cose molto interessanti. Ad esempio, questo è un articolo apparso sul Messaggero dove comunque si fa presente che alcune grandi catene di distribuzione hanno proprio tolto il pangasio dall'esposizione. Quindi diciamo che questa cosa è a conoscenza ormai di tante persone. Però secondo me dare anche questo tipo di informazione che conta poco, no? per la subacquea, come siamo abituati a parlarne, però può essere una cosa interessante. Io l'ho trovato un argomento interessante perché effettivamente abbiamo la possibilità di mettere qualcosa di nostro anche nella conoscenza tra amici, tra ragazzi che vengono in barca con noi, cioè comunicare questo tipo di problematica secondo me non è malvagio. Io mi sono permesso stasera proprio di inserire questo argomento che era una cosa completamente nuova dopo 48 puntate. Volevo fare un qualcosa che andasse un pochino oltre quella che erano la chiacchiera subacquea, ma dare un'informazione reale, cioè tangibile. Quindi mi piacerebbe che tutti i nostri subacquei, i nostri istruttori prendessero un pochino coscienza di queste problematiche, perché ad esempio tante volte si parla, quando si fanno i briefing di pesci, si parla della grandezza dei pesci, ma imparare a dire che comunque il cambio delle taglie del pescato ha ridotto quella che era la grandezza dei vari pesci, può essere, oltre che un'informazione corretta, può essere anche, secondo me, Gianni, un modo per far capire ai nostri allievi, ai nostri subacquei che seguono le nostre uscite, che ne capiamo qualcosa. Perché dire semplicemente, non lo so come mai le triglie sono tutte piccole, cioè secondo me diventa un pochino brutto, no? per dei professionisti. E questo è una cosa dove ho notato che c'è poca cultura, ma non perché le didattiche non hanno voluto seguire questa cosa, ma perché c'erano fino a pochi anni fa poche informazioni. Quindi secondo me ognuno di noi può prendere la rete e trovare qualcosa da spiegare poi ai propri allievi, ai propri ragazzi, per far vedere che comunque si va anche oltre un pochino quella che è l'immersione e il corso subacqueo vero e proprio. Mi pare, Gianni, che sia un pochino anche quello che persegui tu da tanto, no? Anche le ultime scelte fatte da CDC, di dare quel qualcosa in più faccia parte, no? di questo tipo di lavoro.
senz'altro. Cioè, il sapere collaterale è sempre stato, non solo ultimamente, ma anzi da sempre, tra le nostre proposte più che tra i nostri obiettivi, perché poi a seguito del sapere collaterale gli obiettivi li raccogli come puoi, in quanto poi le persone decidono se interessarsene e su come e come interessarsene, per cui sicuramente affrontare un argomento di questo tipo anche con una preparazione come tu hai dato nell'esporlo ha un suo significato, ha un suo perché, si sposta molto dal nostro normale chiacchierare. È comunque una chiacchierata interessante, non fosse altro perché tratta la taglia dei pesci, tratta la scelta dei pesci che noi poi andiamo a consumare. È chiaro che se tutti vogliono mangiare tonno e pesce spada avremo qualche problema nell'incontrare qualche tonno e pesce spada. E la ritengo tra le attività da promuovere nel mondo dell'alimentazione, intanto come educazione all'alimentazione. È giusto parlarne in una trasmissione come questa perché la subacquea è già educazione all'ambiente, e quindi quello che succede nell'ambiente che poi noi frequentiamo è molto corretto prenderlo in considerazione. Il rischio di fare un po' come fa sempre la Kmas Diving Center è quello di ogni tanto, e chi ha voluto strumentalizzare alcune parole ci ha abbastanza additato come tuttologi, no? Come coloro che intendono, insomma, ci hanno criticato su tanti fronti, però insomma mi piace l'idea, sono contento di questa sorpresa che ci hai fatto. Beh, conta Gianni. Dimmi Valerio. Ricordo comunque che sulle questioni di alimentazione, di benessere, di sostenibilità, l'anno scorso facemmo un incontro con i nostri esperti di questo tipo di cose, e quindi quando si va a parlare penso di, al di là che ci additano come tuttologi, ma in effetti ci forniamo di nozioni che prendiamo dai nostri esperti, al di là del discorso della pesca, c'è anche la sostenibilità di questo. Cioè, in effetti, se dici che la pesca è una parte, il pesce è una parte importante sull'alimentazione del mondo, bisogna sempre mediare questa cosa. Da una parte c'è la sostenibilità del sistema, e dall'altra c'è purtroppo il fatto di questa espansione di questo tipo di coltivazione alimentare. Vale. Allora, tenete conto che ad esempio una cosa che mi è capitato spesso, mi piace anche spiegare, quando ci sono le culture di pesci in acque libere, quindi le famose vasche in acque libere, la differenza tra un'alimentazione di un pesce con farine animali e un'alimentazione di un pesce che poi andiamo a consumare con quello che trova in natura. Cioè, se mangiamo un'orata comunque cresciuta in una vasca e alimentata con le farine animali, che sono le stesse cose che danno da mangiare ai tacchini, è normale che poi l'orata, una volta nel piatto, abbia più le proprietà nutritive del tacchino, no? Che non dell'orata. E quindi quando magari noto delle acquaculture in acque libere, quindi quelle famose vasche galleggianti con i pesci in acque libere, mi piace parlare con i miei allievi e con i ragazzi che ho in barca del vantaggio di avere una cultura di quel genere, per creare comunque un pesce che nel piatto sa poi di pesce, no? Quindi secondo me manca un pochino questa cosa qua, ma senza diventare dei tuttologi, come dice Gianni, perché non ne abbiamo nemmeno le qualità e le caratteristiche. Cioè, è proprio secondo me di dare quell'informazione in più che può servire per far capire che comunque Kmas Diving Center tiene d'occhio anche questo, che può essere un problema magari non insormontabile, un problema decisivo per quanto riguarda l'attività subacquea, ma fa parte comunque della cultura di un subacqueo, no? Abbiamo imparato a difendere le varie specie subacquee che troviamo sott'acqua, magari dicendo alle persone di non raccogliere la stella marina. Questo potrebbe essere un modo in più per guadagnare qualche punto verso le persone che portiamo in acqua. Gianni, a questo punto, grazie di avermi fatto parlare di questa cosa, perché era
una cosa che ci tenevo. Volevo però, visto che facciamo anche delle chiacchiere subacquee, quindi non è che possiamo parlare solamente di pesce da mangiare, volevo chiederti come sta proseguendo invece il progetto relativo alla comunicazione subacquea e quali sono i prossimi appuntamenti in programma, per dare un attimino anche qualche informazione subacquea a quella che è la nostra appuntamento settimanale, che poi come sempre si ripeterà la prossima settimana. Io ho visto che, abbiamo parlato di pesci e di pesca, è interessante l'argomento che abbiamo affrontato, e quindi prima di cambiare argomento, anche se probabilmente è più di interesse, abbiamo sempre ritenuto in Mass Diving Center che il togliere la pesca dal mondo della subacquea, stiamo sempre parlando della pesca compatibile, cioè quella non con le bombole, che ha ampiamente dimostrato di essere dannosa, soprattutto per alcune specie, e magari non per altre, ma per quelle specie che si possono cacciare utilizzando la pesca subacquea con l'autorespiratore. Insomma, abbiamo visto tante conseguenze, basti dire che ci sono delle specie che sono protette ormai da... Dopo solo 20 anni di attività di pesca o 10 anni di attività di pesca con le bombole, ci sono dei posti che proteggono ancora alcune specie e ne sono passati altri 50, e quindi vuol dire che il danno di questo tipo di pesca è importante. È stato importante e quindi è giusto tutelarlo. È sempre molto complicato tutelare una categoria oppure più che tutelarla, metterla nel mirino, perché noi già ci siamo nel mirino. Mi vengono in mente tutti quelli che pescano sott'acqua rispettando tutte le regole, tutte le norme, tutte le modalità. Insomma, quando li si incontra sui porti, o quando si è incontrati sui porti o nei posti di normale frequentazione dei turisti, che tutti ovviamente mangiano poi pesce alla sera e non vedono l'ora di andare a mangiare, però se vedono un pescatore anche con la canna, adesso siamo arrivati anche pescatori che pescano dalla barca, dal moro, dalla riva, insomma c'è sempre questo modo di guardare chi va sottraendo vite all'ambiente come un soggetto poco raccomandabile, e quindi ce ne siamo sempre abbastanza guardati dal fare questo, tranne in alcune occasioni specifiche dove abbiamo messo appunto nel mirino l'ipotesi che non sia un fatto così fortemente intelligente avere sottratto dal mondo della subacquea l'idea della pesca subacquea. Ma questo non sono temi neanche che ci competono, noi ne possiamo prendere atto, possiamo chiacchierarci sopra e avere dei punti di vista diversi. Interessante invece quello che dicevi tu su come sfruttare le risorse degli allevamenti, e siccome si può allevare in tanti modi, in modo intelligente e in modo un po' meno intelligente, probabilmente la risposta sta nella possibilità di speculare da un modo o dall'altro. E quindi, insomma, anche noi siamo visti male, per cui mettere in evidenza l'essere visto male di altri, insomma, ce ne siamo sempre stati un po' attenti. Detto questo, che cosa succede nel mondo dei comunicatori? Noi andiamo a fare un'attività di formazione pratica, il penultimo appuntamento del percorso che abbiamo iniziato, e lo faremo all'Isola d'Elba dal 4 al 13 di giugno, e lì sarà la prova del 9, cioè metteremo in evidenza quelle che sono le peculiarità migliorative rispetto alla proposta didattica che abbiamo messo in campo, sottoponendola alla criticità della sperimentazione da parte dei nostri subacquei e dei nostri istruttori. Per il momento abbiamo raccolto tanti consensi positivi
nel nostro proporci, adesso andiamo a vedere nella pratica come viene letta questa attività, sapendo che insomma è un bel salto nel buio, insomma. ci siamo messi in casa una instabilità, abbiamo fatto una proposta didattica che non salda stabilmente il pregresso di quello che è stata la didattica, però insomma ci abbiamo pensato, riflettuto, studiato con Valerio su questo da diversi anni e insomma qualcuno potrebbe dire proprio quest'anno, proprio in questo periodo ci sono tante risposte che però è inutile che occupiamo il tempo delle persone che ci ascoltano, anche perché noi siamo qui per darle queste risposte nel caso qualcuno abbia davvero delle curiosità senza necessariamente andarle a costituire laddove magari non ci sono nemmeno, per cui noi possiamo solo annusare l'aria di casa e vedere cosa succede intorno a noi. Beh, sicuramente faremo una puntata in diretta dall'incontro che ci sarà all'Isola d'Elba, già ti preavviso che faremo l'organizzazione di una puntata in diretta. Valerio, volevo chiederti, prima di dare le informazioni sugli appuntamenti social, hai notato da parte dei subacquei che vengono spesso in negozio da anni, da te, perché siete un negozio con un'esperienza decennale, anzi forse anche trentennale, se non mi ricordo male quello che mi avevi accennato, una cultura diversa in quella che è la salvaguardia ambientale o la conoscenza di tematiche che vanno al di là dell'immersione vera e propria, o siamo ancora comunque al subacqueo che è più portato a pensare solamente di subacqueo? Ma soprattutto nelle generazioni più nuove c'è questo tipo di sensibilità, in quelli vecchi è diverso, non hanno mai avuto un input in partenza di queste problematiche, mentre i giovani ce le hanno, non hanno così, hanno più sensibilità insomma, a questo punto. Ottimo. Allora, i nostri appuntamenti social. Il nostro appuntamento social classico è il lunedì dalle 18.30, 4 chiacchiere subacquee e in ripetuta le puntate precedenti il mercoledì sempre alle 18.30. Ricordo in relazione a prima che sul canale YouTube di Kmas Diving Center c'è la serie dei tre incontri che facemmo sull'alimentazione, quindi benessere, alimentazione e sostenibilità. Ottimo. E ottimo. Naturalmente ci possono sempre vedere tutti queste puntate sul canale Kmas Divers Community. Ricordo, mi viene Medici Senza Frontiere, ma non è così, Subacquei Senza Frontiere, che la prossima puntata sarà data da stabilirsi, però ci sarà, quindi questo tipo di puntata. Scusate, prima c'è la mia assenza, ma mi stavano facendo la multa i vigili qui fuori, allora sono dovuto correre a spostare la macchina. Però c'erano i malvagi fuori e mi stavano facendo la multa, quindi mi sono dovuto presentare quei minuti per andarla a spostare. Perfetto. Ciao a tutti, grazie. Va bene. Allora, grazie mille Valerio, grazie Gianni, diamo appuntamento alla prossima settimana, 18.30, grazie a tutti, buona serata e buona cena a tutti quanti i nostri ascoltatori. Ciao.